Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. In un precedente appuntamento sul nostro canale abbiamo passato in rassegna le peggiori squadre della storia della Serie A. Ce n'è una però in particolare che ha stabilito una sfilza di record negativi e di storie paradossali, da poter essere considerata unica nel suo genere tra un'infinità di calciatori schierati e un rendimento in caduta libera. La leggenda dell'Ancona del 2004. Il filosofo cinese Lao Tzu ricordava: anche un viaggio di 1000 miglia inizia da un singolo primo passo. Ed è altrettanto vero che anche le storie più disastrose, a volte, cominciano con un successo. Nella stagione 2002-2003 l'Ancona tornò in Serie A 10 anni dall'ultima e unica apparizione, ennesimo capolavoro di Gigi Simoni che dopo gli anni all'Inter guidando dalla panchina Ronaldo il Fenomeno si confermò mago delle promozioni riportando nella massima serie i dorici che sopravanzarono il Palermo di Zamparini e la triestina del patron Berti di 3 punti nella corsa al quarto posto. Decisivo il gol di Marco Perovic contro il Venezia alla penultima giornata, che permise di vivere in tranquillità l'ultima trasferta di Livorno prendendosi il punto che mancava. Tutta l'Ancona ora con la forza della disperazione. Dentro ed è il gol dell'Ancona, è il gol dell'Ancona. Ah, 30 secondi dalla fine, l'Ancona! Con tutti in campo, Ermanno Pieroni in campo e tutti i dirigenti, la panchina, stadio che esplode letteralmente, l'Ancona proprio all'ultimo assalto, va in gol, gol dell'Ancona, Marco Perovic se non andiamo errati dovrebbe essere l'eroe di questa partita, suo il gol al 40° del primo tempo, suo in questa azione concitata. Il patron del club era Ermanno Pieroni, salito alle ribalte calcistiche nel decennio precedente per aver guidato da direttore generale il Perugia di Gaucci. Maestro del mercato aggressivo e delle squadre ricostruite da zero, il suo Ancona era stato costruito con molti prestiti, col veterano Scarpi in porta e la strana coppia Graffiedi-Ganzi in attacco. Tutto rivoluzionato nel mercato estivo del 2003, in cui arriva il seguente elenco di calciatori: Anderson, Baccin, Berretta, Bilica, Bruno, Carrus, Di Francesco, Hubner, Mads Jorgensen, Luiso, Marcon, Milanese, Mussi, Pandev, Poggi, Sommese, Sussi e Viali. In panchina non c'è più Gigi Simoni, ma viene data una chance a Leonardo Menichini, che si affranca dallo storico ruolo di vice di Carletto Mazzone. I cambiamenti per una neopromossa sono sempre delicati. Si capisce subito che l'Ancona ha cercato di strafare puntando più sulla quantità che sulla qualità. Giovani di belle speranze come Pandev e vecchi cani del calcio italiano come Poggi, un Dario Hubner ormai sul viale del tramonto, Eusebio Di Francesco già reduce da un ritorno a Piacenza dopo gli anni migliori alla Roma e il toro di Sora Pasquale Luiso. L'impepata di cozze, per dirla alla maniera degli sceneggiatori di Boris, riesce male e l'Ancona dopo 4 partite si ritrova con un punto in classifica. 2 gol segnati e 9 subiti col 3-0 incassato contro la Roma, fatale a Menichini. Parlando di lupi di mare, Pieroni richiama in scena un esperto di salvezze di 1000 battaglie sui campi di provincia, Nedo Sonetti da Piombino, che parte incassandone 3 in casa sia dall'Udinese sia dalla Juventus, ma nei successivi 2 impegni arrivano altrettanti pari a reti bianche contro Regina in trasferta e Siena in casa. In difesa lo spirito pugnace del tecnico sembra essere stato assorbito, ma il dato che emerge è 4 partite, 2 soli gol fatti, peraltro entrambi contro la Juve. La batteria di vecchie glorie messe insieme in attacco da Pieroni, considerando anche la permanenza di Ganz, non vede più la porta neppure col binocolo. Le cose non vanno meglio nelle successive 3 partite. Arriva un solo gol di Berretta che permette di pareggiare in casa contro il Brescia di Roberto Baggio. In trasferta, quello di Reggio Calabria, prima citato, sarà l'unico punto fuori casa nella stagione della squadra marchigiana. L'Ancona arriva all'Epifania dopo 5 sconfitte consecutive contro Sampdoria, Bologna, Lazio, in cui il centrocampista
centrocampista Pietro Parente vivrà un'indimenticabile faccia a faccia con Jaap Stam, Chievo e Parma. Quindi arriva un sesto KO di fila ad Empoli prima di tornare a muovere la classifica nell'ultima giornata del girone d'andata, 0-0 in casa contro il Perugia. L'Ancona chiude la prima metà di campionato con 5 punti in classifica, 7 gol fatti e 30 subiti in 17 partite, a meno 5 dal Perugia penultimo e a meno 7 da Lecce ed Empoli. Il successivo 5-0 subito in casa del Milan costa l'esonero a Nedo Sonetti, mai così frastornato nel corso di una lunga e onorata carriera. Eh sì, perché il mercato di gennaio ha portato un vero e proprio tsunami in casa dorica. Se ne vanno in 18, Baccin, Luiso, Parente, Roccati, Scarpi, Sussi e Viali a dicembre, Bruno, Carrus, Degano, Di Francesco, Hübner, Jorgensen, Maltagliati, Perovic, Poggi, Russo e Potenza a gennaio. Potenza era arrivato addirittura nella finestra novembrina di mercato per giocare una sola partita e poi andarsene al Parma. La casella degli arrivi registra invece Bucchi, Dino Baggio, il portiere svedese Edman, Goretti, Grabbi, Luis Helguera, fratello di Ivan del Real Madrid, Sartor, Sogliano e Zavagno, più un nuovo allenatore e una star a sorpresa. L'allenatore è Giovanni Galeone, indice della confusione totale della dirigenza, capace di passare dalla proposta di gioco di Sonetti a quella del tecnico praticamente agli antipodi tra catenaccio all'italiana e zona Champagne. La star è Mario Jardel, proprio il brasiliano che nella seconda metà degli anni 90 è andato avanti al Porto a una media superiore a un gol a partita. Jardel arriva ad Ancona a 30 anni non ancora compiuti, ma dopo la mancata convocazione al Mondiale del 2002 col Brasile, era caduto in una spirale di depressione e consumo di alcol e sostanze che lo portò ad arrivare irriconoscibile in Italia. Memorabile la foto con la mascotte del club con i tifosi più cattivi, che sottolineavano come i bambini allo stadio chiedessero quale dei due fosse il bomber tanto atteso. Le storie da raccontare in quell'Ancona sono comunque innumerevoli. Alcune toccanti, come Christian Bucchi che torna a giocare e segnare in Serie A dopo il momentaneo ritiro per la morte della fidanzata, alle due presenze di Dombolo Pungu, attaccante marsigliese che sarà anni dopo arrestato per rapina a mano armata, avendo costituito una vera e propria banda nella sua città, fino a statistiche come quella che riguarda Dario Hübner, autentico animale da gol, che solo con l'Ancona in carriera non ha avuto il piacere di andare a segno in campionato. Storie innumerevoli perché innumerevoli sono i calciatori alla fine utilizzati dall'Ancona in rosa. Scenderanno in campo addirittura in 55 e questo non basterà ad evitare il record di 21 sconfitte in 28 partite di campionato, raggiunto dopo lo 0-1 interno subito contro la Sampdoria, che segnerà la retrocessione matematica della squadra, in quel momento ancora senza nessuna vittoria, con soli 7 pareggi ottenuti e 19 punti di distacco dalla zona salvezza. Galeone resta alla guida in panchina fino alla fine, alla 29esima giornata. La squadra riesce almeno a scuotersi, ottenendo la sua prima vittoria contro il Bologna, successo poi bissato con l'Empoli, che permetterà all'Ancona di evitare almeno i 12 punti, record negativo assoluto dell'era dei 3 punti in campionato, con cui il Brescia chiuse la stagione 1994-95 e chiudere a 13. Ma la retrocessione arrivò comunque con 6 partite di anticipo. Il risultato più eclatante restò alla fine lo 0-0 interno contro la Roma campione d'inverno, che perse 2 punti fondamentali allo stadio del Conero nella lotta a scudetto con il Milan, sfida in cui i tifosi dell'Ancona mostrarono uno striscione con una scritta dall'umorismo, solo in quell'occasione non profetico: a voi vi segna Totti, a noi ci segnano tutti. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like, ma soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato su tutti i prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!